Case d'asta, gallerie, collezioni private, musei e non solo. Da qualche anno si sono affacciate sul mondo dell'arte anche delle vere e proprie società per l'arte contemporanea. Aziende che hanno come obiettivo la diffusione e la promozione dei propri artisti, con un occhio di riguardo alla salvaguardia del denaro. Siamo andati a conoscere il fondatore di una delle più interessanti realtà del settore, l'avvocato e collezionista Ezio Nimis, fondatore di Artisse. La professione dell'avvocato mi ha consentito per tanti anni di partecipare in qualche modo al destino degli uomini. Io ho esercitato la professione di avvocato penalista e quindi in qualche maniera sto continuando a farlo, solo che ora mi occupo di artisti. Li prendiamo in esclusiva, li promuoviamo attraverso dei meccanismi molto articolati, di mostre, eventi, testi critici, e li accompagniamo nella loro crescita professionale ed artistica e anche commerciale. Ecco, ho pensato bene di organizzare questa azienda in questa maniera: selezionare critici di altissimo livello, di livello internazionale, accademici, che facessero a loro volta uno screening degli artisti che si offrono a noi e che noi andiamo a cercare, di modo tale che una volta selezionati essi li possano poi sostenere nel corso della loro vita artistica. Noi dal nostro canto ne curiamo la diffusione, ne curiamo la promozione e facciamo sì che, ecco, crescano sia professionalmente che artisticamente. In pratica, guardi, io amo considerare i nostri collezionisti dei piccoli soci a rischio zero. Loro partecipano della nostra invenzione. Artisse si delinea come una vera e propria factory che sostiene e promuove i suoi artisti. Ecco i suoi cavalli di razza. Vincenzo Musardo alle mie spalle, una bellissima opera molto recente di figurativismo concettuale, olio polimaterico su tela, il pittore che scolpisce la tela, pietra integrata su tela, quello di cui le parlavo prima. Giulio Serafini in un monocromatismo molto affascinante, con l'uso di materiali che vanno dal legno alla pietra, alle resine e alle polveri di marmo, la luna come tema informatore della sua poetica artistica. Susi Zucchi, delle vere e proprie installazioni su tela di stoffe e materiali pregiati, quarzi, coralli, lapislazzoli. Lei riesce attraverso le sue composizioni a portare avanti un processo contrario a quello che di solito accade nell'arte. Di solito l'artista impreziosisce la tela, un materiale povero in sé, oggettivamente povero, attraverso la sua pittura. Susi svilisce, toglie valore economico, valore venale agli oggetti che pone sulla tela per esaltarne la poetica. Leonardo Chionna, con le sue opere scultoree e quelle pittoriche alle mie spalle, con il suo logo, la traccia del pneumatico che corre attraverso sia i bronzi che le tele, la traccia del pneumatico come l'impronta del passaggio dell'uomo contemporaneo sulla tela.